Un detenuto evaso intorno alle 14.30 di sabato 14 settembre dal carcere di Borgo San Nicola di Lecce. La denuncia è stata presentata dalle sigle sindacali CONAIP e OSAP, le quali hanno comunicato che sono attualmente in corso ricerche da parte delle forze dell'ordine, coadiuvate anche dall'utilizzo di droni. Il fuggitivo è Vito Grassi, 29enne, originario di Trigiano, detenuto nel reparto di osservazione psichiatrica dove sta scontando una condanna per rapina a mano armata ed è stato definito soggetto ribelle. A lanciare l'allarme per prime sono state le guardie penitenziarie. Appena si sono accorte della sua assenza, Grassi sarebbe fuggito dopo il colloquio avuto con la moglie terminato in tarda mattinata nella sala colloqui della struttura penitenziaria. L'ultima volta che è stato intercettato dalle telecamere si trovava ancora nella zona d'aria per poi scomparire. Inizialmente era stato ipotizzato potesse aver scavalcato la recinzione, ma questa tesi è stata scartata per l'altezza elevata. Si sospetta quindi che abbia potuto agire con l'aiuto di un complice. Tutto il personale disponibile è stato richiamato in servizio per collaborare nelle ricerche. I sindacati fanno rilevare che si tratta di un'evasione storica per il penitenziario leccese, dove dalla sua istituzione nessuno finora era riuscito a evadere. L'evasione di Lecce noi l'abbiamo preannunciata perché il carcere di Lecce soffre da anni di disattenzione da parte dei vertici dell'amministrazione regionale e nazionale. Il fiore all'occhiello d'Italia, eravamo il fiore all'occhiello di Lecce, eravamo invidiati da tutta Italia, sia come istituto e sia come nucleo tradizioni. Oggi è diventato fanalino di coda grazie all'imperizia, alla politica che ha abbandonato donne e uomini della polizia penitenziaria, dove ha ridotto il personale al minimo storico, a livello nazionale 18.000 uomini in meno e a livello regionale 1.000 uomini in meno. Questa è una responsabilità diretta di tutta la politica. Tutte le forze dell'ordine e le pattuglie in servizio sono state allertate per rintracciare il fuggitivo.